L'Humanitas è una realtà ormai radicata sul territorio, non solo in Campania, non solo in provincia di Salerno, una realtà che è operativa dal 1987 e che davvero dà un contributo sostanziale, perché sono diversi i servizi che voi offrite alla collettività. Ma noi diamo servizi a 360 gradi, la nostra associazione è nata un po' prima dell'87, però operativamente nel 1987 hanno iniziato i primi servizi con l'ambulanza, i primi servizi di protezione civile, e da allora sul territorio provinciale, regionale e nazionale è diventata una delle più belle realtà, possiamo dire, italiane di soccorso. Soccorso in generale, perché noi non facciamo solamente, molta gente ci riconosce per le ambulanze che girano per la città, girano per le autostrade. Noi ci occupiamo di servizi sociali. Per dire, accompagniamo i disabili all'università, alle scuole la mattina, ci occupiamo sempre di servizi sociali in attività di accompagnamento nelle scuole di disabili anche per i bisogni personali, ci occupiamo di protezione civile, diciamo che siamo attualmente attrezzati al massimo per qualsiasi evenienza, dall'allagamento ad altri tipi di disastri. Ambulanze, ne abbiamo più di 80. Dislocate su tutto il territorio, tutte di tipo A, tutte di ultima generazione. Tutto questo siamo riusciti ad averlo con il contributo, devo dire, dei cittadini. Io non mi finirò mai di ringraziare poco le istituzioni, perché le istituzioni sono poco vicine alle associazioni, ma i cittadini che ci riconoscono questo lavoro che noi continuiamo a fare da tanti anni e ci sono vicini con piccoli contributi, però messi insieme diventano grossi contributi che ci danno la possibilità di avere un barco mezzo oggi di oltre 150 mezzi. Per quanto riguarda la provincia di Salerno, voi siete molto operativi a Salerno città e poi in tutta la zona sud, che comunque è molto ampia e estesa. Sì, diciamo che prima eravamo operativi anche nell'Agro Nocerino Sarnese, poi per una scelta di crescita di altre associazioni sul territorio abbiamo voluto, perché il nostro motto è quello di insegnare agli altri a fare volontariato e poi lasciarli da soli. Prima eravamo presenti in tutta l'Agro Nocerino Sarnese. Poi dopo abbiamo passato, diciamo, questo nostro traguardo ad altre associazioni che stanno portando. Adesso siamo presenti da Salerno ad andare in giù fino in Basilicata, possiamo dire fino in Calabria, perché siamo presenti fino a Cosenza, e con un grosso apporto, e anche lì stiamo facendo creare tante piccole associazioni che un domani daremo la possibilità di crescere come siamo stati fortunati noi. E sempre ringraziando i cittadini. Ecco, lei il volontariato ce l'ha davvero nel sangue. Tra l'altro, nella sua vita c'è stato anche un episodio di quelli che segnano per sempre, perché suo figlio era un volontario, ha cominciato a 14 anni e quando aveva 30 anni ha poi perso la vita proprio mentre effettuava in elicottero un servizio di perlustrazione nel Cilento. Nonostante ciò, lei continua ad amare il volontariato perché suo figlio amava il volontariato. Ma mio figlio era nato nel volontariato, io faccio volontariato da che tenevo 13 anni, la prima associazione mi sono iscritto alla Croce Verde Salernitana, poi da lì Croce Rossa, eccetera, eccetera, e è iniziato questo mio percorso, fino a che con un gruppo di amici abbiamo creato l'Humanitas, e abbiamo continuato questa nostra battaglia quotidiana per stare vicino alla gente che soffre. Sì, è stata una grossa perdita, era un ragazzo eccezionale, un ragazzo che aveva sposato come il papà la via del volontariato, aveva imparato tutto, era perfetto, era al massimo, ma probabilmente io dico sempre, il nostro Signore aveva bisogno di un aiutante su in paradiso che gli desse una mano all'organizzazione un po' lì, e chi meglio di Pierluigi, che era veramente eccezionale. Continuiamo proprio perché c'è lui che ci guarda dall'alto e questa strada, insieme all'altro volontario che ha perso la vita, che stava insieme a lui, che era un'altra persona eccezionale. Continuiamo questo nostro percorso vicino alla gente finché avremo la forza di farlo, ma spero di far continuare tutti i ragazzi che sto insegnando questo modo di vivere e di essere. Umanità.
Caritas vanta dei numeri davvero importanti, sia come automezzi sia come volontari. Sì, l'Humanitas è nata nel 1987, fondata da 4 soci. Attualmente l'Humanitas ha circa 1000 volontari fra Salerno e la provincia. Noi siamo in diverse città come Eboli, Campagna, Polla, Sala Consilina, Lago Negro, Potenza, Capaccio, Santa Maria di Castellabate, Agropoli, Campobasso. In tutto ci sono circa 1000 volontari? Sì, 1000 volontari, all'incirca 1000 volontari fra medici, infermieri, autisti soccorritori e volontari. Il volontariato parte dall'età di 14 anni, all'associazione si avvicinano volontari di circa 14 anni fino anche a persone di 70 anni, all'incirca 70 anni. Diciamo che voi effettuate servizi di varia natura, non è solo il soccorso sanitario, ad esempio c'è il trasporto per i disabili che frequentano l'Università di Salerno. Sì, perfetto, sì, noi tutti i giorni dal lunedì al sabato accompagniamo con mezzi speciali, con pedane idrauliche, queste persone all'Università di Fisciano. Siamo specializzati in vari settori, dal trasporto neonatale di rianimazione, abbiamo diverse ambulanze di rianimazione con tutte le attrezzature più sofisticate. L'ultima nata in casa Humanitas è l'ambulanza bariatrica, un'ambulanza speciale su un iverico con ruota gemellata, una barella che supporta fino a 350 kg. E diciamo che i vostri mezzi sono sia aerei che da terra che via mare, proprio perché voi ad esempio effettuate anche perlustrazioni o servizi di controllo e prevenzione per gli incendi boschivi oppure altri tipi di servizi di controllo. Sì, disponiamo di due imbarcazioni di soccorso sanitario a mare, un gommone di 8 metri e un gommone di 10 metri. Poi disponiamo di varie attrezzature antincendio, vari mezzi antincendio, disponiamo di pompe idrovore per allagamento, autocisterne di 20.000-13.000 litri di acqua potabile, cucine mobili, diciamo, abbiamo abbastanza attrezzature per soddisfare le migliori esigenze. Still can't believe it. You left in peace, left me in pieces, too hard to breathe. Alessio, questa è un'ambulanza bariatrica, sono poche quelle presenti nella provincia di Salerno ed è adatta per i grandi obesi. Perfetto, sì. Questa ambulanza praticamente da poco che è stata creata qui è attrezzata con attrezzature ovviamente, soprattutto la barella autocaricante che può supportare fino a 450 kg. Senza nessun problema, non abbiamo effettuato pochi interventi per quanto riguarda queste persone grandi obesi che giustamente pure vanno diciamo così aiutate, e la maggiore difficoltà che si è riscontrata è proprio come portarle materialmente in ospedale. Noi siamo stati in alcuni comuni limitrofi a prendere persone anche di 300 kg purtroppo, dove è stato necessario anche abbattere delle pareti per poterle cacciare dalla propria abitazione, perché poi ovviamente si capisce che 300 kg non la prendono due persone. Con un nostro, noi abbiamo un equipaggio. Mezzo antincendio? Sì, un mezzo antincendio polisoccorso, anche questo adoperiamo non solo per servizi antincendio, ma dentro è dotato di attrezzature non solo antincendio, ma anche di cesoie idrauliche, c'è una scala italiana pure, diciamo molto similare a quella dei vigili del fuoco. Mezzo diciamo che viene adoperato ovviamente non solo, come dice, per in ambito antincendio, ma è un polisoccorso. Dentro ci sono varie attrezzature, anche autoprotettori ci sono, quindi per entrare in ambienti con molto fumo, quindi con delle maschere particolari, e niente, viene adoperato appunto per questo, per fare assistenze, prevenzioni antincendio.
In dotazione all'Humanitas anche un drone, può avere varie utilità, quali? Certo, questo l'abbiamo adoperato anche quando c'è stato l'alluvione nel Beneventano per un po' la stima dei danni e poi ovviamente come facilità di volo, a differenza di un elicottero, può accedere a posti anche più piccoli e più angusti, quindi per evitare che l'uomo possa essere in pericolo, fare riprese di, diciamo, anche di parte degli edifici dove è possibile che possano crollare da un momento all'altro. Poi si possono ricercare delle persone scomparse. Sicuramente, cambiando, diciamo, la tecnologia va molto avanti, ha anche dei sistemi di telecamera che può integrare una telecamera che può rilevare delle persone, quindi anche sulla neve può essere operare perché individua il calore umano, telecamere termiche. Drone e defibrillatore, qual è la connessione? Questa, diciamo, è un altro traguardo che si vuole raggiungere, appunto, che si può dotare di un defibrillatore molto più piccolo rispetto a quelli che noi adoperiamo tutti i giorni e ovviamente i tempi di percorrenza di un drone rispetto all'ambulanza sono molto minori, ovviamente sempre con molta formazione da parte anche dei cittadini per poterli poi adoperare.